Buonasera ragazzi e ragazze e benvenuti ad un nuovo mio video. Finalmente sono tornato, mi sono preso qualche giorno di pausa perché non sono stato benissimo, niente di che, ma ho avuto una congiuntivite abbastanza acuta e ancora ci sto dietro perché tra allergia, fumi dovuti agli incendi che vanno nell'aria, insomma non è proprio una situazione facilissima per gli allergici come me, però ragazzi, si torna a fare prepartita, finalmente ritorna la Serie A, ritorna la Fiorentina, ritorna il campionato e si parte questa domenica a una partita difficilissima, Roma-Fiorentina all'Olimpico, due squadre che partono da zero con nuovi allenatori e anche tanti nuovi giocatori o tanti ritorni, comunque nel caso della Fiorentina, da prestiti. Una partita che io avrei preferito evitare all'inizio perché sicuramente incontrare la Roma di Mourinho la prima giornata non è una cosa facile, l'ha detto anche Italiano ieri in conferenza stampa, però come ha ribadito lo stesso mister, bisogna provare a mettere in difficoltà una squadra fatta da tanti elementi di livello, allenata da uno dei migliori allenatori del mondo, perché parliamoci chiaro, Mourinho è uno dei migliori allenatori del mondo. E quindi Italiano l'ho visto molto convinto, l'ho sentito veramente carico e anche emozionato, come ha detto lui, per le parole che Milenkovic ha rilasciato dopo il suo rinnovo, ovvero che è stato anche il gioco di Italiano, le motivazioni di Italiano a farlo rinnovare un altro anno con la Fiorentina. In più mi sono piaciute anche le dichiarazioni su Vlahovic, perché il mister ha detto che Vlahovic pensa al 100% alla Fiorentina e sarà al 100% con noi quest'anno, quindi questa è una cosa positiva, una cosa che un dubbioso come me su questa proprietà deve invece dare credito alla società per aver mantenuto le promesse, ovviamente incrociando le dita perché la fine del mercato è ancora, diciamo, lontana tra virgolette, perché sarà tra 7 giorni, appunto il 31 di agosto, però credo la società non si sarebbe esposta così se non ci fosse un fondo di verità sul senso d'appartenenza di Vlahovic alla maglia viola e sul fatto che lui rimanga, quindi bene così. La Fiorentina credo che andrà a Roma con il suo solito 4-3-3 Italiano, quindi Dragoschi in porta, al centro si parla più di un Igor che un Martinez quarta, affiancando il nostro tra virgolette nuovo acquisto, comunque rinnovante, Nikola Milenkovic. Poi chiaramente sui lati ci saranno Venuti, perché ancora il terzino destro titolare non l'abbiamo comprato, e Capitan Biraghi, grande Capitan Biraghi. Tra l'altro, una parentesi, non capisco le polemiche di tanti tifosi sul fatto che Biraghi sia il nuovo capitano, anzi sono cose che mi stanno anche abbastanza antipatiche, perché il capitano non lo scelgono i tifosi, lo sceglie l'allenatore insieme agli altri giocatori del gruppo squadra, quindi se tutti si sono trovati d'accordo che Biraghi è l'uomo che meglio rappresenta il post Pezzella, bene così, sinceramente non ho nessun problema, anzi sono contento perché a me Biraghi è un giocatore che è sempre piaciuto. Tornando alla formazione, a centrocampo si parla di Pulgar favorito su Bianco, con ai lati Malè e Bonaventura, con Castrovilli pronto a entrare, pronto a subentrare magari nel secondo tempo, perché non ancora proprio del tutto incluso nel gioco di Italiano, perché come sapete Castrovilli da campione d'Europa è tornato in ritardo per la preparazione. E in attacco si parla del tridente Caglion, Vlahovic e Nico Gonzalez, nuovo acquisto più oneroso della Fiorentina a 27 milioni di euro, sì, 23 più bonus, che a me ragazzi fa impazzire, questo giocatore è veramente veramente forte. E che dire ragazzi, speriamo bene. Io avrei preferito di mettere Sottil al posto di Caglion, ma se il mister pensa che Caglion sia l'uomo giusto in questo momento, io mi voglio fidare di lui, perché ha dimostrato di essere uno in gamba salvando una squadra come lo Spezia, che era la favorita per scendere giù, per retrocedere, con un monte ingaggio il più basso della Serie A, quindi io mi voglio fidare di grande Vincenzo Italiano, detto anche il The Punisher da me, perché ha quella grinta, ha quella verve che mi dà l'idea di un vigilante per strada che spacca la faccia ai criminali, parliamoci chiaro, mi piace. E quindi bene 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 così. Non parlo di mercato oggi perché si parla di un monte di trattative e secondo me la metà sono false. Vi dico solo una cosa, Gonzalo Plata, esterno destro, che però può fare tutte e due le fasce dello Sporting Lisbona, è una cosa veramente concreta. Su Pjanic e Berardi non mi esprimo perché non ho notizie vere e proprie.
Sul fatto che Zappa Costa arrivi domani a Firenze, sono veramente contento, è un giocatore che mi è sempre piaciuto, e per far sì che sia al posto di Lirola, dell'ingrato Lirola, perché ragazzi, prima della Fiorentina manco sua madre lo conosceva Lirola, insomma, se Lirola farà posto a Zappa Costa io non sono altro che contento. È vero, è più vecchio di Lirola, ma come sostituto secondo me è anche più valido, ha più esperienza internazionale, un giocatore che ha militato in squadre importanti come appunto la Roma, il Chelsea, l'anno scorso ha fatto un'annata bestiale al Genoa, benché il Genoa come noi non abbia fatto una grande annata. Quindi ragazzi, sono carico per Zappa Costa, lui è l'unico di cui vi parlo, perché sia tutto Mercato Web che Di Marzio hanno detto che domani sarà in Italia per le visite mediche, per aggregarsi al gruppo squadra fiorentina. Detto questo ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio per avermi aspettato nonostante io sia stato assente quasi una settimana. Partirà un nuovo format, ve lo dico subito: io avrò ospiti tifosi di altre squadre alla fine del mercato ed andremo ad analizzare squadra per squadra il mercato fatto. Quindi il format si chiamerà La Nuova puntini puntini, perché si andrà ad analizzare la nuova Roma con un ospite della Roma, la nuova Inter con un ospite dell'Inter, il nuovo Milan con un ospite del Milan e via via. Avrò ospiti di diverse squadre, avrò pure i gobbi, perché come sapete io sono democratico e mi piace portare a volte qualcuno dei miei amici juventini, perché come ho detto io ho molti amici juventini, poi magari non si va d'accordo sulla squadra e su alcune decisioni prese per quella squadra, però ragazzi è normale così. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, lasciate un like se vi è piaciuto il video, attivate la campanellina così rimanete aggiornati su tutti i miei contenuti. Ripartirà anche il canale extra in questi giorni, e ripeto, non ho avuto tempo e poi non sono stato benissimo. Io vi mando un bacione, un abbraccione e sempre forza Viola. Gentile utente, grazie per aver guardato questo video, grazie per il like se l'hai messo. Mi raccomando, non ti scordare di condividere il video, di iscriverti al canale se non l'hai ancora fatto, di seguirmi sui social come Instagram, Facebook e Twitter, che troverai nei link sottostanti, di seguirmi nel mio canale Viola, il mio nuovo progetto sulla piattaforma Viola, di seguire il mio progetto parallelo su Porter Square, creato con altri tifosi del web, di cui troverai link sempre in sottoimpressione nell'info box. E appunto, segui anche il mio secondo canale, il Dottor Canadese, dove parlo di fantascienza, libri, film, fumetti, serie TV, parlo della mia vita in Canada. È un canale generale, mi fa piacere se lo segui. Io ti ringrazio, ti auguro una buona giornata, serata, notte, quello che è, dove abiti te. Ti mando un bacio e sempre forza Viola.